In questo esercizio studiamo la macchina di Atwood, che in realtà avevamo già studiato nella playlist delle lezioni sulla dinamica lineare. La macchina di Atwood è una carrucola fissa, agganciata al soffitto, carrucola che può ruotare sotto l'azione di due pesi. Se i pesi sono uguali, ovviamente la carrucola rimane in equilibrio, se invece un peso è maggiore dell'altro, come in questo caso, maggiore MB, allora la carrucola in questo caso gira in senso orario, cioè la massa più pesante cade e si trascina dietro l'altra. Possiamo immaginare per esempio una carrucola di raggio 10 cm e le masse da 1 kg, 2 kg e 3 kg la massa della carrucola. Nella dinamica lineare avevamo già studiato la macchina di Atwood, però avevamo trascurato la massa della carrucola, avevamo considerato soltanto i due pesi e avevamo visto che i due pesi accelerano con la stessa accelerazione A verso l'alto, B verso il basso. Ora però consideriamo anche la carrucola, quindi non dovremo più risolvere un sistema soltanto di due equazioni, le due equazioni di Newton per A e B, ma anche ci sarà una terza equazione di Newton, l'equazione per la carrucola, che si muoverà di moto circolare uniformemente accelerato. Quindi la carrucola aumenterà la sua velocità di rotazione, velocità angolare, in modo costante nel tempo, cioè la aumenterà a un ritmo di crescita costante. Cioè, in una parola, subirà una accelerazione angolare, che sarà descritta da un vettore che entra nel foglio, quindi rappresentato con la x. Dal momento che già sappiamo che il sistema si muoverà accelerando in questo modo, per convenzione possiamo già stabilire il verso orario come verso positivo. Di solito in fisica si fa il contrario, il verso antiorario è positivo, ma qua io già so che il sistema, la carrucola, si mette in rotazione oraria e quindi in questo esercizio particolare considero positivo il verso di rotazione orario. Come anche considero positiva questa freccia che va verso l'alto e negativa quella che va verso il basso, e il contrario faccio dall'altra parte, cioè questo vettore sarà positivo e questo negativo. In altre parole, i segni positivi sono quelli che seguono il moto naturale del sistema, cioè questo. L'obiettivo di questo studio è calcolare l'accelerazione con cui questi pesi, questo sale e l'altro scende, e l'accelerazione angolare della carrucola. Procediamo quindi a scrivere le tre equazioni di Newton. Cominciamo dalla massa A e analizziamo tutte le forze su di lei. Le forze sono due, sono la forza di gravità con cui la Terra la attrae verso il basso e poi c'è la tensione di questo filo. Sappiamo infatti che ogni volta che si tende una corda, un filo, all'estremità della corda nascono due tensioni che sono uguali come intensità. E la stessa cosa accade nell'altro filo, nascono le due tensioni TB. Le due tensioni TB sono uguali tra loro, ma sono diverse dalle tensioni TA. Quindi sulla massa A la forza totale è questa positiva TA meno MAG. Quindi questa è la forza totale su A, uguale, per la legge di Newton, uguale alla massa stessa per la sua accelerazione, che è la nostra incognita. Legge di Newton per B, la forza totale su questa massa è questa forza positiva MBG meno TB. Forza totale uguale la massa B per la sua accelerazione, che è uguale a quella di A. Le due accelerazioni infatti hanno lo stesso valore perché il filo è inestensibile. E poi c'è l'equazione di Newton per la carrucola, che si scrive nella forma rotatoria, quindi non più la forza totale ma il momento torcente totale, uguale il momento di inerzia della carrucola per l'accelerazione angolare della carrucola. Dunque vediamo quali sono i momenti torcenti sulla carrucola. Sulla carrucola agiscono queste due forze sul suo bordo, che sono le due tensioni TA e TB. Sono forze orientate a 90 gradi rispetto al raggio, infatti questo raggio punta verso sinistra e l'angolo è questo di 90 gradi, l'altro raggio punta a destra e l'altro angolo è di 90 gradi. Quando andiamo a calcolare i loro momenti torcenti dovremmo scrivere raggio per la forza TA per il seno di 90 gradi che fa 1 e la stessa cosa raggio per l'altra tensione per il seno di 90 gradi che fa 1. Ora vediamo i segni di questi momenti torcenti. Per capire se sono vettori che entrano o escono, questi momenti torcenti, basta capire
che tipo di rotazione vogliono imprimere ciascuno di loro alla carrucola. Allora il momento torcente prodotto da questa forza sarà un momento torcente che esce verso di noi, perché vuole questa forza vuole imprimere alla carrucola un moto antiorario. Il moto antiorario corrisponde a un momento torcente che esce, perché dobbiamo immaginare, come sappiamo con la prima regola della mano destra, dobbiamo posizionare le dita della mano destra a girare in senso antiorario e il pollice viene verso di noi a darci il momento torcente. Invece l'altro momento torcente è un vettore che entra nel foglio, perché questa forza TB cerca di far ruotare la carrucola in senso orario. Quindi noi dobbiamo mettere le dita della mano destra a girare in senso orario e il pollice entra nel foglio e ci dà il momento torcente. Per come abbiamo stabilito i segni all'inizio, in questo esercizio, il momento torcente MB lo dobbiamo prendere positivo, considerare positivo perché fa ruotare, cerca di far ruotare la carrucola nel verso orario che qui abbiamo scelto come verso positivo. Invece l'altro momento torcente MA lo dobbiamo considerare in questo esercizio negativo, perché vuole far ruotare la carrucola in senso antiorario. Quindi il momento torcente totale da sostituire qui è questo positivo meno quello negativo, MB meno MA, che corrispondono a RTB meno RTA. Passiamo alla parte di destra. Il momento di inerzia della carrucola è un mezzo massa della carrucola R alla seconda. Questo perché la carrucola è un disco pieno e quindi dobbiamo usare il momento di inerzia dei dischi, un mezzo massa raggio alla seconda. L'accelerazione angolare della carrucola è l'accelerazione lineare dei punti sul suo bordo diviso il raggio della carrucola. Questo perché dobbiamo immaginare che la carrucola sta aumentando la sua velocità di rotazione. E se noi prendiamo per esempio un punto sul bordo, quel punto ha l'accelerazione A, che poi ha la stessa accelerazione anche dei mattoni, cioè di questi due pesi. Quindi l'accelerazione A di un punto sul bordo è legata all'accelerazione angolare della carrucola dalla solita formula che lega una grandezza cinematica lineare con la sua corrispondente angolare, quindi c'è di mezzo questa R. Siccome a noi serve l'accelerazione angolare, con la formula inversa abbiamo l'accelerazione lineare diviso R. Andiamo quindi a effettuare queste sostituzioni nella legge di Newton della carrucola. Mettiamo in evidenza il raggio della carrucola, quindi R per TB meno TA uguale un mezzo la massa della carrucola, e poi quando andiamo a sostituire l'accelerazione angolare possiamo subito semplificare un raggio, l'altro raggio si semplifica tra destra e sinistra e quindi il raggio alla fine non conta, cioè non ha nessuna importanza se questa carrucola ha un raggio di 10 cm o anche un valore diverso, tanto il raggio scompare dall'equazione di Newton. Quindi questo raggio è un dato superfluo. Ora ricordiamo che l'obiettivo di questo esercizio era di calcolare l'accelerazione dei pesi e abbiamo trovato un sistema di tre equazioni con tre incognite. Le tre incognite infatti sono l'accelerazione dei pesi, ma anche le tensioni delle due corde, quindi TA e TB. Per risolvere questo sistema di tre equazioni in tre incognite, ricaviamo la tensione A dalla prima equazione, la tensione B dalla seconda e sostituiamo le loro espressioni nella terza equazione. Così troveremo l'accelerazione del sistema. Dunque, ricaviamo TA dalla prima equazione, mettiamo in evidenza MA e quindi otteniamo G più A. Ricaviamo TB dalla seconda portandola a destra e quindi a sinistra abbiamo MB G-A e andiamo a sostituire queste due espressioni qua, cioè nella terza equazione. Infatti questa è la prima, la seconda equazione, e qui troviamo TB MB G-A, questo è TB, meno TA, quindi meno questa espressione, eccola, e a destra ricopiamo un mezzo MCA. Ricordiamo che il raggio della carrucola è andato via dappertutto. Abbiamo ottenuto quindi la terza equazione, che è un'equazione di primo grado in un'incognita, che è l'accelerazione del sistema. Separando, prima facendo le moltiplicazioni e poi separando l'incognita portandola a destra e i termini noti a sinistra, abbiamo che i termini noti sono MBG meno MAG,
e quindi MB meno, e, meno MAG, mettendo G in evidenza. A destra, invece, dobbiamo portarci questo termine che diventa positivo, quest'altro che diventa positivo, raccogliamo la nostra incognita accelerazione e otteniamo questa quantità. Infine ricaviamo l'accelerazione e portando questa parentesi sotto all'altra e questo è il risultato finale. Vediamo che l'accelerazione dei pesi, cioè del sistema della macchina di Atwood, è uguale all'accelerazione di gravità moltiplicata per questo fattore che dipende dalle tre masse. Ora facciamo dei casi particolari. Quando abbiamo studiato la dinamica lineare abbiamo trascurato la massa della carrucola. Se fosse trascurabile, il termine con MC scompare e quindi rimane la differenza diviso la somma delle due masse. E questo era precisamente il risultato che avevamo trovato appunto nella dinamica lineare. Ora immaginiamo che il peso di sinistra non ci sia, quindi MA uguale a 0, e anche la carrucola non ci sia, cioè nel senso c'è la carrucola ma non ha massa. La situazione dunque è questa, non c'è più questo peso, c'è solo il peso B e la carrucola non ha nessuna massa. Allora si capisce che tutto va come se il peso B fosse libero di cadere da solo, quindi cadrà in caduta libera. Infatti questo è confermato dal calcolo, perché già prima avevamo posto la massa della carrucola 0, adesso poniamo 0 anche la massa di A, e quindi le uniche masse che rimangono sono MB e MB. Quindi otteniamo il rapporto tra queste due masse, MB diviso MB per G, quindi otteniamo la caduta libera, cioè la massa B cade con l'accelerazione di caduta libera. Se invece abbiamo soltanto la massa A nulla, ma la carrucola invece non ha massa nulla, allora abbiamo la situazione in cui questa massa non c'è, però c'è la carrucola con la sua massa e c'è anche la massa B. In questo caso la massa B non cade con l'accelerazione G di caduta libera, perché deve mettere in rotazione la carrucola, cioè deve vincere, per così dire, l'inerzia rotazionale di questa carrucola che si rifiuta di farsi mettere in rotazione. Infatti sappiamo che gli oggetti, i corpi rigidi, hanno un loro momento di inerzia che rappresenta quanto è difficile cambiare la loro velocità angolare. Quindi questa carrucola fa resistenza, per così dire, a farsi cambiare la sua velocità angolare. In altre parole, vorrebbe rimanere ferma senza ruotare. Se la vogliamo mettere in rotazione e quindi aumentare la sua velocità angolare, lei fa una certa resistenza. E quindi la massa B in caduta deve vincere questa resistenza che fa la carrucola e quindi la massa B non cadrà più in caduta libera, ma cade con un'accelerazione minore di G. E infatti se noi annulliamo la massa A e lasciamo soltanto il peso B e la carrucola, otteniamo questo risultato, cioè MB diviso MB più un mezzo MC, che è un valore alla fine minore di G, perché appunto la caduta del pesetto B è rallentata dalla carrucola, che rifiuta di farsi mettere in rotazione, rifiuta di farsi aumentare la velocità angolare. Infine vediamo quello che succede con l'esempio numerico inventato all'inizio. Con la carrucola da 10 cm abbiamo detto questo non conta niente, e le masse che sono rispettivamente 1, 2 e 3 kg. Allora per semplicità la massa del peso di sinistra la chiamiamo M, quindi M è 1 kg e le altre due masse sono 2M e 3M, 2 e 3 kg. Dunque andiamo a sostituire al posto di MA M, al posto di MB 2M, al posto di MC 3M. Otteniamo quindi questa espressione, le M si semplificano tutte e il risultato è G diviso 4,5. Infatti sopra abbiamo 2 meno 1, quindi 1, e sotto abbiamo 1 più 2 più 3 mezzi, cioè 3 più 3 mezzi, 3 più 1,5, 4 e mezzo. In altre parole, siccome 4,5 è la metà di 9, 9 mezzi, abbiamo che l'accelerazione di questa macchina di Atwood è 2 noni G.